La maglietta, buoni o cattivi, disegnata dal figlio di Vasco Rossi, perché oggi comincia la grande kermesse di Vasco Rossi a Torino, 8 concerti da oggi fino al 22 aprile con un po' di date. Ne parliamo con un fan sfegatato e un po' insolito, perché vi immaginate un fan tutto travestito da Vasco Rossi, invece una persona normalissima, Attilio Celeste. Normalissimo, Ciao sì. Attilio, Ciao Cristiano. normalissimo eppure Eppure, sfegatatissimo di Vasco Rossi. da sempre, da Incredibile. sempre. Che cosa, perché Vasco Rossi ti piace così tanto? E non solo come cantante, anche come persona, personaggio. Ma mi piace quello che dice trasmettendolo con le sue canzoni. È uno stile di vita che ti dà degli input, che ti dà un qualche cosa in più. Da quanto tempo lo segui? Da quando l'hanno squalificato a Sanremo? Che canzone era? 1983? Vado al massimo. 80, no, primo, 81, 81, 81. 81. E lì era già un po' E un lì ribelle, si no? prende parte per i più deboli. Ricordo che un certo Nantal Savalaggio, uno scrittore, l'aveva definito come un mostro, E lì cosa fai? Prendi le parti di chi è debole all'epoca. Ma adesso a 40 anni suonati, ti senti ancora parte del popolo del Vasco? Popolo di Vasco ha 40 anni suonati, lui ne ha 58, noi abbiamo 40, 42, 43, 44, e quella è l'età vera, l'abbiamo seguito da quando gli altri non lo seguivano. Da quando cominciò a trasmettere nella famosa Punto Radio di Zocca, il suo paese sull'Appennino modenese. E tu parteciperai a tutti gli 8 concerti di Vasco Rossi in una veste molto particolare, non soltanto da fan e da spettatore, No. vero? Andrò a fare anche sicurezza a tutti gli 8 concerti che farà qua a Torino. E quindi lo vedrai da L'ho vicino. Sì. Ma tu l'hai già conosciuto, già no? conosciuto nel 2000, Ed è una persona molto alla mano, non molto è alla il divo che mano, uno può no, immaginare. assolutamente, molto alla buona. Si è mostrato molto socievole. A fine concerto, stanco, ci ha chiesto scusa perché. Tutti si immaginavano di trovarlo in uno stato chissà come, invece era davanti, sfatiamo anche che lui dopo i concerti chissà cosa fa, un bel cesto di frutta, mangiava frutta. E quindi tu hai una buona opinione anche di Vasco persona, perché comunque è sempre stato un personaggio pubblico piuttosto discusso. La persona secondo me non si discute, anche perché nel privato è inutile andare, se andiamo a guardare tutti quanti nel privato, Ognuno ha gli affari suoi, certo. cadiamo anche poi verso la politica. Questa maglietta che hai è della serie di concerti del 2008. 2008, l'ultimo che ha fatto delle Alpi. Quando c'erano ancora delle Alpi. Adesso dovrei prendere la maglietta del 2010. Due canzoni sono le due canzoni del cuore, vero per te? Devo dire che ho chiesto ad Attilio proprio di scegliere due canzoni. Quali sono le tue due canzoni del cuore? Allora, premettendo che le canzoni del cuore nascono in base anche allo stato d'animo. Le canzoni di Vasco le ascolti in un certo momento e c'è una determinata canzone che ti piace. Però un'icona di penso che Sally sia insomma, sia un po' il racconto di ognuno di noi, La ognuna di vediamo, noi. la La vediamo. vediamo Di volentieri. Sally non esiste un video, E c'è live. c'è il live e noi ne facciamo vedere un pezzetto. Cammino per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, tanto per non sentire l'amarezza.
fatta da lavoro. Senti che cuore piove, senti che bello cuore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Vai, guarda la gente, con aria indifferente.